Genetica, immunoterapia e prevenzione per combattere il cancro al polmone senza chemio. Una sperimentazione all'Istituto Europeo di Oncologia. Dalla piattaforma San Marco al largo del Kenya mosse i primi passi l'avventura italiana nello spazio. È ancora lì, praticamente abbandonata e al centro di qualche polemica. Nel dicembre scorso l'Italia ha celebrato un anniversario molto importante, 50 anni prima, con il lancio di un satellite fortemente voluto da Luigi Broglio, eravamo stati il terzo paese del mondo, dopo Stati Uniti e Unione Sovietica, ad andare nello spazio. Seguirono altri lanci dalla piattaforma San Marco, appositamente costruita in mare al largo del Kenya. La piattaforma è ancora lì, inutilizzata, e qualcuno la rimpiange. Maurizio Menicucci. C'è spazio per tutti oggi lassù, ma mezzo secolo fa a dividerselo erano in pochi e l'Italia tra questi, leader riconosciuta con il progetto San Marco nel campo dei satelliti scientifici. 9 dal 64, di cui 5 italiani e 4 americani. Il primo lanciato dalla base USA di Wallops, Bermude, gli altri dalla nostra di Malindi, all'Equatore. Posizione ideale per raggiungere ogni orbita e sfruttare la massima spinta, 400 metri al secondo, della rotazione terrestre. Lei ci ha lavorato, com'era? Beh, era entusiasmante. Si vedeva direttamente il satellite che trasmetteva ogni ora i dati. Ogni passaggio per noi era un avvenimento. Invece nell'88, senza spiegazioni, il programma fu bruscamente interrotto dal governo. A chi avrebbe dato fastidio questa autonomia italiana nel settore? Alla Francia, per esempio. Che ruolo ha avuto l'ASI, l'Agenzia Spaziale Italiana, in tutta questa vicenda del San Marco? È sorto nel 1988, proprio quando è finito il progetto San Marco. Ha ostacolato molte volte anche il proseguo di queste attività. Adesso che ne è della piattaforma? È completamente inutilizzata, non si fa più manutenzione da 20 anni. Si potrebbe recuperare? Si potrebbe recuperare facendo degli investimenti, e comunque è importante il sito, è importante l'idea di avere una piattaforma in mezzo al mare. Che cosa ha fatto dopo? Sono stato appunto professore lì alla Sapienza e abbiamo creato questo gruppo GAUS, gruppo di astrodinamica per l'uso dei sistemi spaziali, che adesso è diventato una società SRL, e prosegue un po' questa attività, anche sia pure in scala ridotta, perché con piccoli satelliti e, diciamo, non certo programmi ambiziosi come era quello del San Marco, però diciamo qualche cosa si sta facendo proprio per mantenere viva questa tradizione della scuola ingegnero spaziale. Ma dove lanciate i vostri satelliti? I primi 6 li abbiamo lanciati da Baikonur in Kazakistan. Gli ultimi 2 li abbiamo lanciati da Yasni, che è al confine, sempre in Russia, ma in confine con il Kazakistan, sempre utilizzando questo lanciatore Dnepr, che è un missile balistico intercontinentale riconvertito per lanciatore civile. A che cosa ha rinunciato l'Italia interrompendo il San Marco? Poteva essere un monopolio dell'Italia per il lancio di piccoli satelliti, che adesso vanno tanto di moda, insomma.